5 vittorie e un pareggio per Matteo Contini e la sua Pergolettese. Si vince anche col Fiorenzuola in una gara del tutto diversa, mi è sembrata, dalle altre, molto combattuta, giocata sulle palle lunghe, sicuramente per le condizioni del campo. Sicuramente le condizioni del campo hanno influito tantissimo, perché era veramente difficile giocare a pallone oggi. Siamo stati bravi ad avere una grande reazione dopo essere passati in svantaggio, e comunque la squadra ha saputo lottare e soffrire. Abbiamo concesso veramente pochissimo e sono contento della vittoria e me la tengo stretta. Forse è proprio questo che hai detto, la nota più positiva di oggi: è la prima volta che il Pergo va sotto, ha avuto una grande reazione su un campo difficile sia per la forza della Fiorenzuola che per le condizioni. Sì, soprattutto anche per la forza dell'avversario, che comunque è una squadra molto aggressiva, che ha delle ottime individualità davanti, e sono una squadra molto che gioca sulle seconde palle, e siamo stati bravi a limitarli tantissimo, e sicuramente noi potevamo fare qualcosa meglio nel palleggio, ma diciamo che il campo ha influito veramente tanto oggi. Sei più contento, insomma, di aver concesso 0 occasioni da gol alla Fiorenzuola o di aver fatto ancora 2 gol? Sono più contento di avere 0 occasioni da gol subite, perché poi so che comunque la mia rosa di attaccanti e centrocampisti sono ottimi giocatori di categoria, che anche nei momenti difficili sanno trovare loro la giocata per risolvere la partita. Il Modena deve preoccuparsi? Non lo so, io mi preoccupo della prossima partita di mercoledì.